All'inizio credevo fosse un tuono, oppure un carro armato, una cosa così. Poi quando sono andato giù ho sentito parlare i miei vicini e ho capito che era il terremoto. Io ero a letto e stavo facendo, non so se un sogno o qualcosa. Allora avevo pensato ci fosse un qualcuno lì nel letto che mi volesse per ammazzare, una roba del genere. Allora mi sono svegliata di colpo urlando, aiuto. Per dir la verità, credo che fosse un treno, la freccia rossa praticamente. Sinceramente io non lo sapevo che era il terremoto, ma non riesco proprio a capire, non riuscivo proprio a capire cos'era, però. Non sapevo cosa succedeva, credevo che era un sogno, così. Però dopo quando mi ha svegliato i miei, sì, mi ha proprio urlato e dopo ho capito subito che c'era il terremoto. Me ne sono accorta, solo che prima ho dovuto pensare se erano quelli giù, perché c'è un ristorante sotto casa. Allora, se era loro che spostavano forse i tavoli. Erano, è meglio il terremoto che è loro che spostavano. Era un po' troppo. Ah, io intanto non mi sono accorta, non me ne sono neanche accorta. Pensavo che c'è un ladro nel divano. Io all'inizio pensavo fosse un temporale o qualcosa che avesse sfondato la casa. Poi sentivo qualcosa cadere, allora ho capito che era il terremoto. Io all'inizio sentivo le tapparelle che si muovevano, pensavo fosse il vento forte. Io pensavo una specie di scoppio, tipo una bomba o un temporale fortissimo. Pensavo che erano le scoregge di mio fratello, un po' i rumori. Cioè, ho sognato che ero su una giostra e si muoveva tipo tacatà. E avevo l'impressione che il pavimento si crepasse, come l'impressione che si crepasse tutto. Io ero a letto con la mia mamma e il mio papà e ho sentito un forte rumore e pensavo che fosse la finestra che sbatteva. Poi il papà si è svegliato e ha gridato terremoto. Mi sembrava che il letto mi stava facendo il massaggio. Ho visto alcune cose che cadevano. Era come se la casa volasse. A scuola è venuta quella forte, molto, e siamo evacuati. C'era la nostra maestra che stava parlando sempre sul terremoto, aveva detto, stava parlando che noi avevamo fatto quelle prove per il terremoto, così non ha fatto in tempo a dire il terremoto che è venuta la scossa. Tutti noi eravamo andati sotto il banco, però la maestra, dopo abbiamo capito che dovevamo andare fuori. Per le prove di evacuazione, due giorni prima, ci abbiamo messo un minuto e mezzo andando giù. E la mattina alle 9, in 30 secondi, eravamo giù con tutte le altre classi. Quando abbiamo sentito la scossa, siamo usciti insieme alla maestra di corsa e poi dopo, anche nel pomeriggio, abbiamo fatto lezione nel gazebo, quindi all'aperto. Diciamo che non mi sono tanto spaventato per la scossa. Logico, voi avete subito la porta lì? Andando fuori andare in giardino invece di scendere tutte le scale. Però tutti pensavano agli zaini, non pensavano a uscire. Quando siamo ritornati su per prendere i zaini e tutto, quando era finito, i banchi si erano spostati di 3 o 4 centimetri e le finestre spalancate, aperte. Quando il nostro maestro ha detto rientriamo, c'è stata un'altra scossa d'assestamento e siamo rimasti fuori per tutto il giorno ed è stato bellissimo. Visto che sia la scuola in campagna, è bello fare ricreazione per tutto il giorno.